Sei tu. Pronto? Ciao Oh. Nicky. Ciao, mi ricordi chi sei? Ciduto. Aspetta. Ciduru. Sì. Ah, il ragazzo che era stato bannato. Sì, io. No. Ma che vuoi? Boh, magari coach, ma poi ero in voca perché ho trovato questo altro che si chiama Mocha Mammoth. Abbiamo stessa PFP, stesso livello su LOL. E abbiamo. Stavo aspettando tutte e due. Poi magari del coaching. Ma il coaching quanti anni hai, scusami? 13. Quasi 14. E come ti chiami? Come Eh? ti chiami? Matteo. Dove sei? Vicino a Torino, Vercelli. Ma c'è davvero 13 anni? Sì. Ok. E allora, che lo sei? Livello? Elo. Ah, bronzo 1. Mi dai un attimino? Ok. No, non riesco più a vedere gameplay di merda, ragazzi. Vi giuro, basta. Ma basta, basta, mi rompo il cazzo. Datemi uno, non dico challenger, un master, un diamond da bassino. Mamma mia, che angoscia. Mamma mia, ragazzi. Dopo un po' ti tremo l'anima. King, che elo giochi? Elo, Sì, scusami, che ruolo, sì. support, prima ero trash OTP, adesso mi sto muovendo un po' più su tutti. Mi E quali piace tanto. campioni giochi oltre Thresh? Principalmente Renata, Zyra e Karma. Anche Leona. Leona mi piace un botto ultimamente. Com'è la tua connessione? Buona, direi. Che Vai, streamami qualcosina. cosa? Di preciso. Una custom di League of Legends. Ah, Scusami, è giusto che io sia preciso, hai ragione. ma intendi gli highlights? No, parti. Create custom. Ah sì. Tu, no, uno, cos'è? Sì. Non cambia nulla. Ah, vabbè. Apri, conferma e basta. Prendi un campione a casaccio. Sto. Di solito non so. È solo per vedere la qualità della connessione. Ah, vedo. C'è un po' di skin. No, Ma l'audio mi arriva dal tuo microfono? Hai le casse? semplicemente le mie cuffie sono un po' rotte. Quindi non so, forse non so. Sì, Questo è comunque la l'audio. connessione è buona. Ragazzi, lusso questo. Si vede che non è siciliano. Che? Niente. Vabbè, Vabbè, dai, quitta. Sono altri 10 anni. Puoi mettere la camera? Ah, sì. Uno di 700. Buongiorno. È strano perché potessi avere fra i 40 anni e i 12. Posso 40 anni non me li hanno mai far dati. vedere in live? Sì, ovvio. Ok, perfetto. Va bene, dai, allora. Prego, cerca pure una ranked. Ranked? Ok.
Ultimamente sto giocando principalmente Aram, quindi faccio un po' schifo in draft normale. Però Come mai giochi principalmente Aram? perché sono più veloci, più semplici a parere mio, e faccio delle cose pazze sgrave. C'ho tipo Benvenuto King. Ah, quante sai. penta adesso? Su Aram 12. 12 cosa? Pentakill, Pentakill. certo. Collezioni le Pentakill in Aram. Sì, con different champ, con champ diversi mi diverto un botto. Sei un malato psicopatico. Sì, abbastanza. Bello, bello, bello. E sei bronzo 1. Sì. E giochi da? Settembre. Allora, vediamo insieme. Zaera. Zyra? Ok. Di masteria non ce n'ho molta, però comunque le combo le so, che non è tutto sto che, però. Magari puoi abbassare l'audio nelle tue cuffie così evito di sentirlo dalle tue cuffie. Ha Sì, senso. no. Beh. Scambiamo con top. Essere in mezzo è sempre meglio. Sì, anche per il tuo udito è importante. Più sei piccolo, meglio è difenderlo. Anche SFX puoi abbassare. Ah. Di solito in draft normale non banno nessuno, però Senna l'odio. Una cosa impossibile da giocare contro Senna. Beh, Da se è un su. engage in realtà è abbastanza facile. Sì, però. E mettiamo. Rakan, Blitzcan, Nautilus. Sì, però proprio quelli che giocano Senna mi sfondano in un modo. Twitch, ok. Quindi adesso vado di Zyra, vabbè. Sì, poi possiamo cambiare idea, ma di base direi di giocare Zyra. Vediamo adesso Twitch. Sì, no, contro Nautilus mi pare che fosse anche uno dei counter Zyra. O no, non mi ricordo bene. Non è come Merdinger, però sì, potresti tankare con le piante sul grab. Sì. Però non è immediato, devi mettere la pianta, devi fare la Q. Cioè, è più predizione che reazione. Quindi non Welcome to sarei the così 22 sicuro. Big Dick Club. La Brit. Ok, sto va bene. Sì, questo va molto bene. Gist of Blood. Magari zombie world. Le rune cambiano poco o niente. Ah, Eyeball Collection forse è meglio per danni. E questo. Sì. Early game è utile. Kai'Sa contro Udyr ci sta molto bene effettivamente. Cosa? Zara? Perché? Sì. Perché Udyr quando ganka corre un botto, quindi magari se riesco a prendere con uno stun ci salviamo il E culo e poi via. cos'altro? Nekita di Udyr, cosa c'era? Cosa builda Zara di solito? Ah, Zyra, vabbè, Liandry Ma e. perché la Yel e non l'Ignite? Perché Twitch va di ghost, quindi un po' avere heal forse è meglio. O almeno, i miei amici mi hanno insegnato così che heal Che lo sono i quando. tuoi amici? Eh? Che lo sono i tuoi amici? Un mio amico gioca a LOL da tipo 2 anni ed è tipo
platino di rank, ma non come bronzo, ma come gold per me. Non so come dirlo. Riesci a levarmi questo face check? Ah. Sì, basta che... cioè, lo attivo con conto Z. Basta che non lo metto su. No, che sono troppo abituato ad Aram. Le giochi proprio tanto, le Aram? Sì, tanto, troppo. Come mai lo start di E? Hm? Perché lo start di E? Perché rispetto a W e Q, comunque lo stun è molto buono per engage e disengage. La Q servirebbe principalmente se si ha già la W. Perché sì, la passiva metti semi, però non puoi controllare la passiva. Quindi se ti metti semi da un'altra parte, dove invece volevi metterci anche la Q, non va bene. Vabbè, è anche vero però che la Q costa meno mana e la Q è più facile da prendere, no? Della Zaina. Sì, però non so. Comunque di base penso che venga a di Q, però ci sono dei casi magari se vuoi invadere può avere senso lei. Però solo per pressure iniziale la Q è molto molto forte. Mm. Understood. Può essere anche la E in questi casi. Sì, sì, però è bene così. Nelle di vita si lascia. Allora, forse non hai capito come funziona. Se io ti dico una cosa, non è che devi dirmi la tua opinione. Al massimo dopo mi fai una domanda. Non è che mi dici, ma io penso così, non mi hai fatto nulla di quello che pensi. Di solito con Zarya tendi a stare nel lato del cespuglio più che dal lato alto della lane. Attento, so. Bravo, adesso fanno il livello 2, giusto. Un altro vantaggio della Q, con la Q pushi più la wave ed è abbastanza importante prendere la priorità di push, soprattutto se hai doppio ranged. Pronti. Un'altra cosa, cerca di evitare di prendere le stack con gli auto attacchi sui minions, a meno che non rischi di perdere il tuo compagno, perché fai più soldi quando pochi. E soprattutto start di Q, perché adesso è da un minuto che siamo in difesa, abbiamo messo veramente poca pressione su Kai'Sa, che è il nostro obiettivo principale. Ok. WQ veramente tanto forte. Puoi anche fare WW istantaneamente? Puoi fare due? Sì, sì. Anche tre ogni tanto, cioè non ho ben capito come funziona. Ecco, anche qua. Allora, va bene, è andato molto bene a Nautilus, però fra i due noi preferiamo sempre Kai'Sa. Cioè, qua, in questo caso ad esempio, avete ucciso... cioè, non l'avete manco ucciso? No. Main problem. Ascoltami un attimo, King. Sì. Ricordami come ti chiami. Matteo, però va bene Cidoro. E allora puoi prendere Betty Paola, benissimo. Allora, l'obiettivo è poccare chi? Non sinceramente direi più Kai'Sa, però non so. Perché è meglio poccare Kai'Sa? Perché è quello che fa più danni, quindi poca vita, prima la togliamo di mezzo e poi ci facciamo Nautilus. Poi cos'altro? Quale altro potrebbe essere il motivo per cui è meglio poccare Kai'Sa? Non lo so. Vado.
Cavolo. No, potevo. Cavolo. No. Cavolo. Ho spaccato cura. Quindi quale può essere l'altro motivo per cui può caricare Kaisa? No. Ma che... eh? Quale potrebbe essere l'altro motivo per cui può caricare Kaisa? E per togliere... cioè... per spaventare... perché meno vita ha, più si spaventa, più si allontana e non ingaggia. Puoi prendere le scarpe. Ok, no, non è questo, l'hai già detto prima questo. Non so. Pensaci. Quindi, quale potrebbe essere il motivo per cui non è buono poccare Nautilus? Che abilità ha Nautilus? La W che gli dà scudo, la E che... già questo ti counter, giusto? Sì, perché più riduce, tanca... riduce il poc, corretto? Sì. Perfetto. Quindi già per questo potrebbe convenire... poccare Kaisa che non ha uno scudo, giusto? Ce l'ha di Ultimate. Ah, ce l'ha? Di ulti da uno scudo. Però è uno scudo fake, perché ce l'ha una volta ogni morte di Papa. Ora comunque non ce l'avrebbe. Credo che si maxirà Q. Cavolo. Che non so come toglio nell'estate il coso che ti fa vedere quale mosse dovresti... vabbè, non è importante. Perché... quindi cerchiamo di arrassare Kaisa. Da dietro i minion facciamo W, W, Q. Quando si avvicina a farmare... vai, vai, usiamo stabilità, pure se nemico. Allora, cosa ti ho detto di fare? W, W, Q, cosa hai fatto? Prima è... benvenuto King. Ok, perché? Perché sei nato pilot. Ok. No. Non c'ho. No, ci ho messo. No. Non me la fa mettere. Ok. Questo lo prendo almeno. Oh, Mastim, sì. Benissimo. Adesso che vogliamo fare? Non push up, perché se non me vanno sotto. Perché se no... ma siamo là, ti ho detto. Ma... allora, forse no, insomma, è colpa mia, perché non mi stai ascoltando da 10 minuti. Non pushiamo perché? Adesso che... cioè, se ero da solo non pushare, perché sennò appena arrivavano mi prendevano e mi scopavano. Allora, quanti soldi abbiamo? 1000. Ok. Di solito quando abbiamo 1000 gol può convenire recollare. Discordi anche l'utilizzo dell'abilità del Summer Spell. In questo caso eravamo in range del grab di Nautilus, tutto qua, ce lo siamo dimenticato. Di questo non so. Ma adesso Matteo, qual è il tuo obiettivo? Farmi vedere che giochi bene? No, cioè... qual è? Vincere la partita? Provo a capire dove sbaglio. Questo è il tuo obiettivo, ok, lo stai capendo? Più o meno.
Dimmi la verità, mi sembra di no. Ok. Qual è il problema principale? Che stiamo subendo un po' gli eventi. Allora, proviamo a arrestare questo Nautilus. WQ, max range. Anche senza il Q, non è importante. Sì, sì. Perfetto. Bravo. Così ci togliamo un po' di mini. Adesso... No, ok, ci arrivo, però... Non posso andare avanti. Vai, vai, prova a killarlo, vai. Hai le pozioni, Matteo. Guarda. Hai le pozioni, Matteo. Sì. Bravo. Farmiamo questi minion. No. Vabbè, non abbiamo rispettato il grab di Nautilus. Che c'è, Matteo? Dimmi, dimmi, dimmi. Open up. Possiamo vendere la pozza e prendere le scarpe. Puoi vendere la pozione e comprare quelle scarpe che vuoi comprare. Ok. The souls? No. Sì, queste qua. Ok. Top. Va bene. No, la minimap non la guardiamo, Matteo. No, non è il caso di guardare come va lo stato in Italia se la nostra cameretta è sporca di merda. Prima puliamo le coperte. Ok. Bastardo. Pianta adesso. Ok. Cosa vuoi fare adesso? Ok, Dodoco non c'è, quindi recall. Puoi anche lasciare una warp e recollare, così per ridere. Dove che mi aveva preso? Sì. Sembra che giochi a World of Warcraft, non lo so, è strano. Ne mettiamo una qua. Allora, dobbiamo recollare. Dovrebbe ammazzare. E qua non posso prendere nulla, prendo questa. Vado. Maia. Vabbè. Comunque ci sta grabbando spesso Nautilus, giusto? Sì. Devo controllare un po' più dove sono nel range di Nautilus. Ok, questo in 13 minuti è la cosa più intelligente che tu abbia detto. Ma di molto, eh. Hai detto come risolvere un problema. Prima di usare l'abilità, che cosa facciamo? La W, vero? Sì. È un'idea, no? Guarda qua e... Di quei minion li vogliono prendere, quelli che stanno morendo? No. Non era il caso. Vabbè, non importa. Stiamo rommando perché stiamo rommando... No, no, non sto rommando. È andato a mettere... Guardare. Allora, il drago deve ancora spawnare, giusto? Quindi non è così urgente guardarlo, giusto? Ora cosa vuoi fare, Matteo? Una cosa che ora vorresti fare. Io ora voglio... Ma... togliere questa wave, fare drago con Master Yi, possibilmente, poi andare mid. Lasciando magari... Top! Proviamo a farlo. Togliamo questa wave e... Si pinga. Una volta qua. Ci dovrebbe essere qualcuno qua dentro. Vabbè, non c'è nessuno. Prima di cercare, sempre è bene controllare dov'è. Cavolo, 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 cavolo. Hai la ulti. Bravo. Perfetto. Guarda dove sei, nello spazio. Figo, stai auto-attaccando. Hai la W, la Q. Usiamo le abilità. Non è solo la W. Hai la E. No, cavolo. Spero pushasse. Non si gioca. Spero che venisse incontro. Che item ci facciamo?
Zazi, ho visto che l'hanno nerfato un botto. Mm-hmm. Però pensavo che la salita fosse meglio perché magari prima stugniamo, ci dai il boost. Stugniamo mi fa molto ridere. Beh, con la E intendo. Ah, certo. Non so. Però con la slitta, dopo che ci dai il boost, magari riesco a posizionarmi un po' meglio. Perché tanto Zazzi, cioè io lo chiamo così perché, boh, non so. Me lo consiglia. Che non cambia nulla. Beh, prendi questo la slitta, va benissimo. Ma io prendo slitta. Bravo. Qua, e control, no. No, giusto. Non ho ancora livello 9. Bravo. Red Trinket anche evitiamo. Sì. Pensavo magari poi quando raggiungo livello 9 questa che nel caso... Ad esempio adesso stanno facendo Herald, molto probabilmente. Sì, infatti. E con quella blu andavo tipo qua e potevo già mettere la ward. Magari pushiamo torre e poi andiamo mid. Togliamo torre, possibilmente. Vai. Pushiamo però... torre, togliamo torre uguale. Bellissima, eh. Bellissima Q. No, no, le doppie... sì, l'ho messa sotto torre. Sì. Ma potevi usarle per dopo, no? Così facevi tankare loro invece che il carretto. Direi recall e poi mid. King, la macro è passata da 0 a 100 really quickly. Vai, recall e mid. Dai Matteo, siamo in game. Sono okay. Passati di 17 minuti di game. E ci siamo, vai King. Vai. Ho anche ulti, quindi riesco a tirare giù la full combo. Vai, tiriamo giù la full combo. Guardiamo dove stiamo andando, okay, no. Magari così, dico una cazzata. Sblocchiamo la telecamera. So che come si accava top bene. Sì, adesso dovrebbe ammazzare Ione. Però... sì. Lo ammazzi, sicuro. Dove stiamo andando, King? Non so. Cioè... oddio, un lupo che... o la rischio... la rischi, vai, 1v1 con Sudir, proviamoci. No, perché no. Se ne va, però nel frattempo vogliamo un po'. Bravo. E tanto so già morte. Oh, Twitch si è fatto da solo Ione, molto buono. Sì. Ah, missato. Cavolo. Questi qua, aspettate prima di venire. Uno alla volta, dici tu. Ah, Madonna. Se ci ha scammato il cannone. Adesso sono tutti morti. Vogliamo usare l'abilità? Vai, grande. No, perché ho miscliccato. Ho premuto due volte ecco, la Q invece la W. E questo qua lo dobbiamo lasciare da soli. Matteo, fuori le palle, cioè abbiamo Liandry in base, ti voglio un po' più carico, eh. Vedo Liandry. Lei l'abbiamo maxata, bravissimo. Abbiamo che se maxare la Q. Duellato pilot, siete i migliori amici. Cosa ti aiuta a uscire all'autopilot? Le urla, le minacce ti aiutano? Più o meno. Boh. Non lo sai, non ti hanno mai picchiato. Flash. Le abilità, che abilità usiamo? Matteo! Fumo omicida qua! Tutto perfetto, non sto scherzando. Ione. Baron? Non c'è, peccato. No. No, forse è meglio prima andare da Ione. Vai. Allora, dico una cazzata. No. Trinket e pink quando hai voglia. Vai, usiamo questa abilità. Pure la W, mi fa emozionare, cazzo.
Però zio, vai, vai, vai. Vedo che c'è qualcosa di buono. Vedo che stiamo iniziando a ingranare, Matteo. Oh, mi prendo un attimo livello 10. Troppo complicati da spiegare qui. A causa del tuo coaching diventerò un terrorista molto potente. Vado a voltare Drago. Cosa giochiamo adesso, Matteo? Cerchiamo di non far pushare troppo i loro minion. E... bravo. E magari Drago, possibilmente. Sì, vai, cioè, vuole fare pure chiamiamo lui. Il Drago. Oh, vai, no, ci stanno già. Giriamo con Masaki, vai. Ci diamo. Come facciamo la combo? Vuoi entrare là? Vuoi entrare? Vai, 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 matto, no. Andiamo. Cavolo. Oh, merda. Tutto, tutto. Ial, tutto. Perfetto. Cavolo, più però adesso... ma io non ti serviva, tu dai sei tutto, cazzo. Oddio, serviva il flash però. Merda. Non avevo visto... ho sbagliato perché non avendo visto la vita del Drago pensavo fosse già a metà e quindi pensavo di ingaggiare con la bomba, invece ho portato io e... ho portato me stesso e Masteria alle morte. Cosa facciamo? Togliere queste due wave che ci stanno arrivando. E no, Baron assolutamente no. Qual è l'obiettivo più facile da prendere? Qua no, non cambiamo né trinket né compriamo 500 gold di item. Eh sì, c'era quei 500 gold che erano golosi, vedi? Opla, questo guarda là, goloso, goloso. Aspetto i 40, i 30 per questo o vado di questo? Questa è filosofica la tua domanda, non ti so aiutare, Matteo. Meglio una gallina oggi o un uovo domani? Se uscivi con 800 gold comprando quello là, voleva dire rompere l'uovo. Questa era la risposta peggiore possibile. Mi avresti fatto anche ridere. Okay, hanno già iniziato. C'è Kaisa là. Vai, cosa vogliamo fare? Allora, un attimo qua. Le abilità, come lo usiamo? Non so. Adesso, cioè, non so. Mettiamo il Baron? No. Baron adesso... oddio, usiamo questa abilità che vinciamo. Attento, non ti fai ingaggiare, non ti fai ingaggiare! Se metti le ward siamo più sereni. Illuminiamo questo Nathaniel Grinch. Vai, usiamo questa abilità. Ah, cavolo. Ha trollato. Non ne hai preso manco uno, vabbè. Sì. Non qual è l'obiettivo adesso, Matteo? Meno gioia, festeggiamo alla fine. Non è sì, che facciamo un gol, allora ci spogliamo e andiamo in giro col pisello di fuori. Le abilità, Matteo, prima che il mio cervello esploda. Sì, un attimo. Ma tu c'hai gli smartcast, Matteo? Mm? Gli smartcast ce li hai? Ma... eh? Esk. Vabbè, lo vediamo dopo, scusa, non sbaglio io. Come? Come Madosca. Vediamo? Come vediamo? È la ulti, la vuoi usare? Mazza, bravo. Io mi sarei girato qua comunque. Girati. Oh cavolo. Non cosa, so. Va bene tutto, ma gioca. Guarda che cosa hai fatto. Giga Chad, grande King. Poi. Flash è su Ione, vai. Bravo, va bene pure lui. AQ. W E. Flash W. Ah, l'hai preso. Ma chi sei? Oh no, non ho preso lui, però... aspetta. W Q. Bravo, okay. Matteo. Ok, abbiamo Matteo, sei passato da un 1 a un 3 e mezzo molto velocemente. Bravo. su 100. No, su 10, no, non sono così severo. No, non ho spazio. Magari questa qua e poi la vado a mettere qua. Al Drago. Bravo. Allora, chiamiamolo questo Drago, dai, se vuoi fare il Drago. Anche se è ancora tra un minuto, però. Ma un minuto è il timing perfetto per il setup. A prendere l'autobus ci si va almeno un minuto prima. A prendere l'aereo invece due. L'aereo e il bar. Guarda dove stai andando, King. Guarda Galio, King.
Sì, sì, ho visto che... Hai visto? No. Ma complimenti, ah, cioè, perché io non ho idea di quello che sta succedendo, ma tu sì. No, non ho... C'è ancora tutto. Vai. Guardiamo dove stiamo andando, okay. Perfetto. Guarda Zacco, guarda dove stiamo andando, non si capisce un caso. Ok, le abilità, come lo usiamo? Non so. Usiamole prima. Magari non usiamo la perfezione, ma usiamole. Perfetto. Ma cavolo, che lì è così morto. Giochiamo, giochiamo. WQ. WE, la E. No. Perfetto. Keep play, guarda che casa l'ammazzi di ulti, eh. Però prima mi ammazzo io. Oh, cavolo. Cosa vogliamo fare? Poi. Aspetta. Non, mi è, non aspetta, ci arriva. Aspetta, aspetta, non vado via. Non ci arriva, poi, non ci facciamo arriva. Adesso? Drago. Usciamo la mid lane. WE. Ammazziamo Yone. Guarda che se prendi la E l'ammazzi. Poi fai la ulti. Ulti. Prima King. Prima. No. Dovevamo loggiare anche la sua Q. Purtroppo. Ma va bene lo stesso. Non ci arrabbiamo. Maligno, vai. C'è qualcuno che ti bullizza a scuola, Matteo. Eh? No. Nemmeno uno, com'è possibile? Per adesso no. Per adesso? Ah, bravo, rimani uno. Però sono un po' asociale, però sono dettagli. Però se è una sociale di quelli divertenti, quelli che vorresti avere amico. Se quelli che quelli estroversi grabbano perché metti di buon umore. Adesso che facciamo a te? Questo, qua non ho mai capito se se i colpi che tirano le piante valgono come abilità per toccare questo. Non mi riguarda, King. Io so solo grabbare. Però se è tra i consigliati, penso di sì. Perché sennò sarebbe un po' inutile. C'è la costunna. Certo. Ah, vuoi sapere se il relay rallenta con la Q? La Q si rallenta. Sì, rallenta. E questa domanda rallenta, sì. Che facciamo adesso, Matteo? Ti sento un po' silenzioso, la cosa mi innervosisce. Se qualcuno... No, oh, Nautilus. Vai, vai, gioca, W, guarda, se gli fai la W in bocca non ti può grabbare. Mancato. La W l'hai fatta. Non me l'ha messa, l'avevo cliccato, giuro. Ma perché, secondo te? Ma di solito ne mette senza... Metti il cursore sulla W? Quella è il range, se la metti fuori dal range non ti parte. Adesso non so. No. Adibot. Bravo. No, prima togliamo... Non so. Ci vanno già in due, quindi... No. Qua piuttosto tiro questa. Qua finisce male male, King. Perché se sono in botte in 5... Ah, vabbè, niente. Sì, sì. Qual è il prossimo obiettivo? Occhio perché potrebbe essere là dentro, King. Se c'è Nautilus in cui ci spugno, muori, giusto? Sì. Bravo, vai a guardare così, giusto per scoprirlo. Se lo scoprivi, come lo scoprivi? Forse o ci aspetta qua. Non so cosa stanno a fa. Non erano là. Qual è il prossimo obiettivo, Matteo? Di fare Baron. Bravo. Pingalo. Vado di... Controllo un attimo. Questo sta rischiando molto, perché? Perché do da solo e loro due sono molto più lontani e non mi raggiungono in tempo. Bravo. Non ho messo Ward. Lasciamole, ma pure così per ridere, non perché qualcuno guarderà mai la minimappa a bronzo. Bravo. Calcio champagne. Vuoi Madosca. Oh, Madosca a bot. E... Galio forse c'ha ulti. Sì, ce l'ha. Vai, non... giochiamo. WE. WQ. No, mi sa che non hai fatto le piante. Hai usato W troppo presto. Ah no, forse le ha tolte con la sua aura. Quella che fa danni. Ah, dici, può essere. Ci è andato un cosa stiamo po' facendo, tardi. King? Perché, no, non allora, ci devo andare. Matteo, scusami se mi sono innervosito, ma perché vai botlane e non guardi la botlane? Cioè tu guardi solo la minimappa e l'angoscia di sbloccare questa telecamera è così tanta che preferisci non sapere quello che succede intorno. Sì, sì. Che bello l'ossigeno, guarda qui che fio. Poi quando ti perdi, benissimo, prendiamo spazio. Però di base ogni tanto vediamo quello che succede intorno a noi, no?
pure così per ridere, non per forza per vincere le partite, per ridere sblocchiamolo. Ok. The Call. Direi The Call posso comprare? No, non ancora. E tolgo sta wave di mezzo, non so dove stanno i nemici. Attento, King. Ah, cavolo, vabbè. Attento, King. Ome. Hai WQ, puoi usare come scudo, l'hai detto prima. Forse è meglio così, però. No, perché se ti grabbava morivi. Però con lei mi sono allontanato. Perché mi devi far arrabbiare, scusami. Se tu non fai lei e lui ti grabba, tu muori. Con un uomo col fucile incontro un uomo con la pistola. L'obiettivo è bloccare il grab. Come glielo grabbi? Con WQ. Perché devo investire risorse anche a convincerti? Capisci quello che intendo? Cioè, dopo sì, che dico una cosa, perché devo anche... Se hai una domanda, falla, ma non dirmi no, Paolo, ti sbagli. Capisci quello che intendo? Sì, sì, ok. Però con WQ al posto della... Che cosa... Cioè, gli metti un cambiamo? Pisello davanti, lui grabba il pisello. Ah! E adesso Ione o Kai'Sa principalmente, però la ulti è tutto. Sì, però mi sta e a mira. Poi le W si usano a spam. Cosa vuoi fare? Drago. Sa che c'ha Warmog, no, le piano. No, non la. Adesso? Ma prendo io. Non e poi. Prendere la pianta. Perché non serve prendere la pianta? Sarebbe meglio decollare? No, però. Andiamo qua. Bene, perché? Perché. Twitch perché sta facendo da distrazione. Perché non serve prendere la pianta? Non. Cioè. Non lo so. Ha ragione, mi dà un fastidio, ma te non lo so, ma ci provi a pensare almeno. Sì, ci ho provato. Aspetta. Pensaci un altro po'. Perché secondo te era inutile? Perché facendo subito dopo Bada, adesso abbiamo già decollato, non serviva. Non mi serviva a curarmi. Ok, e quindi lo hai capito da solo? Sì. E allora perché mi dici non lo so? Non ci ho riflettuto abbastanza per capire il motivo, al massimo. Mi incazzo perché se rispondi così vuoi che io ti vomito addosso la pappa, come gli uccellini con la mamma. Ma io la pappa te la devo vomitare solo se sei scemo. Se non sei scemo non te la devo vomitare, capito? E dovrebbe arrivare un punto dove tu mi insegni a giocare. E non sto scherzando. Adesso bot. Sì, perché Zac. Bravo, ma shot call. Zac da solo non ha. Cioè, sì, ce n'è abbastanza di. Guarda dove stai andando, Matteo! Oh! Sì. Dove stai andando? Ah, ok. Ha usato la ulti. È un'informazione utile questa che hai visto? Sì, perché. Adesso. Oh, madosco. Gioca! Usa se cazzo di. Comunque ti uccideva e ti ultava subito. Però tu se lo vedi W è di riflesso. Andiamo mid, aiutiamoli. E no, non da qua. Qual è la call? Era botlane, giusto? La call era botlane, giusto? Sì. Ora perché sei mid a non fare nulla? Perché Adis ne... Andate, adesso mi sto confondendo, sono da solo e meglio andarsene prima che mi fanno il culo e rischio. Sto correndo ma non c'è di. Ma dove stai andando? Sto andando. Non ho preso. Ma usi questa W, mannaggia la miseriaccia. Preso? WQ. Tanto. Ma Matteo, qual è la call?
non so bene che cosa significa call. Cioè, qual è la chiamata che dovrebbe fare il tuo team adesso? La cosa migliore e più facile da fare. Oddio, forse finita la partita. Oh cavolo. Twitch è un pa... Twitch guarda, è magnifico. Guarda, fammi vedere cosa succede su League of Legends. Posso vedere il ratto? Guardalo, è invisibile. Oh, avvocato. Vai, avvocato. Guarda quanto è fidato. Secondo me non muore mai. Ma Tosca. È morto. Perché? Ma... No, no, pushiamo. Pushiamo. Fare? Perché pushiamo? Perché erano soltanto in due, non erano nemmeno full vita. King, sono tutti vivi. Questa è la ricetta perfetta per morire. Guarda dove sei. Hop! Hop! No. No. Cosa non abbiamo valutato, King? Mentre tu dicevi sono tutti morti, erano letteralmente tutti vivi. Matteo, mi vuoi far arrabbiare? No. Allora impegnati. C'hanno tanto lifesteal? No, non tanto. Quindi. E chi è questa bella stellina? MH, non lo so. Io andrei di Shadow Flame. Ma sì, ma puoi fare pure l'Infinity Edge. Siamo a bronzo 1, Matteo. Bronzo 1, porco 2. Siamo nel Bronx. Ci stiamo uccidendo per una fetta di cracker. Mannaggia la miseria. Una fetta di cracker senza sale sopra. Che schifo. E la gente viene accoltellata per tutto questo. Famo una roba facile. Andiamo dove? Drago con Twitch. Drago con Twitch, bravo. E Nautilus aspetta, però ce l'ha già lui World o lo devo sparare? Sì! Godo! Abbiamo pure anima! 22! Bravo Matteo, bravo! È stato puro culo? Hai Ocean Soul! Ma quale culo? Questo è skill! Ha sbagliato lo smite. Uccidi uno a Uther, vai! Effettivamente potrei. Bravo! GG trash. Perché ti allontani dalle piantine? Tu hai degli amici e decidi di andare a vivere a Norimberga, ma rimani vicino ai tuoi amici, no? Sì. Baron non mi pare il momento giusto, bravo, però Waldo. Non mi pare il momento, senti che frase saggia. Waldo e... Bravo, di solito quando siamo noi sull'obiettivo, di solito guardiamo oltre l'obiettivo, non sull'obiettivo. Guardiamo sull'obiettivo quando siamo in difficoltà. Ora abbiamo l'anticipo della zona, quindi guardiamo oltre l'obiettivo. Di solito si guarda in quel cespuglio, ma va bene, stai facendo cose. A Guardian Angel? Sì. Cosa vuoi fare, Matt? Perché a me sembra che tu abbia disturbi dell'attenzione. Qual è la tua call? Cercare di ammazzare almeno due persone e poi fare Baron. Guarda dove stai andando, mannaggia. Troppo veloce. Qual è la call, Matteo? Sì. Baron. Bravo! TikTok ti sta uccidendo. TikTok ti sta ammazzando. Tu lo usi TikTok? No, YouTube Shorts, che okay, forse è anche uguale, peggio. Anfetamine V2. Guarda gli amici, guarda gli amici. Ah, Dio santo. Paolo. Pronto a fightare. No, usiamo la crita, Matteo. No, bravo, cavolo. Non l'ho preso. Guarda i nemici, guarda, tu sei l'eroe. Vada. Vai Gilgamesh. Bravo, bella pianta. Flash è cominciato, non serve. Ok. Qual è la colla ora? Recollare push. Recollare perché prendo questo. Non prendiamo quel tomo di merda, dai. Poi. Vabbè, non per niente. Ah no, ok. No, ho sentito bene. Minchia, Zacco uno di nove comunque.
Adesso ha fatto anti ecco, fatto. Qua quasi perde il game. No, perdere non penso. Quando è morto Twitch? Se muori tu perde il game, devi solamente pulire le wave. Metti la wave. Per ride. Sono tutti a... no, vabbè. Non so, non ho capito. Vai via, ti prego, no! No! Ma Dosca. Ho preso all'angolo. All'angolo. Yeah. Rigore era questo, nell'angolo. Abbiamo perso. Oh. Okay. Tipica sconfitta per uno, Matteo. Eh sì, forse sì, abbiamo perso. No, non... Galio non riesce. Penso. No. C'è già anche coso Guardian Angel e... Bastava rimanere un po' più indietro e pulire i minion, no? Oh. Almeno GG World Player. Ads mid gap. Adesso Matteo, cosa provi? Cosa? Cosa provi? I tuoi sentimenti, le tue sensazioni, cosa stai provando? E... a me pare che non te ne fotta un cazzo. No, no, quello... Ma c'è un minimo di tristezza, di rammarico? Sì, un... cioè, abbiamo perso principalmente perché sia io sia Master Yi siamo morti... No, poco questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Abbiamo perso perché sei scarso. Sì, okay. Che quello. This is main problem. Cioè, non è che tu hai tirato una monetina nata male. Tu tiri 100 monetine, ne azzecchi 6. Ok, questo è il problema, non l'ultima monetina era buggata, giusto? Sì, signor. In che cosa possiamo fare meglio? Riguardando magari la partita, vedendo dove ho sbagliato e capire che cosa avrei potuto fare di meglio. Mi muto un secondo. Sì. Non li farò più i coaching, ragazzi, non ce la faccio. A parte che mi portano molti meno spettatori della figa, ma poi è troppo stressante, non mi date i soldi, non li porterò più. È veramente... no, ragazzi, è una tortura cinese questa roba qua. Non ha senso per me farlo. Non lo so, ragazzi. È veramente una tortura. Fai cocci con i bonzi normali è una tortura. Se solo ti consiglio di guardarti questa live e vedere il tuo comportamento, se la gente presunto, non fai il follow che non sai che devi portare. Mezz'ora in difficoltà, penso che il tuo coach sia inutile e di basso livello. Vaffanculo, coma. Fammi vedere il tuo gameplay del cazzo, dai. Vieni che coccio anche te, bastardo. Per quelli dello basso, molto sonda perché partono a zero. Sì, sono d'accordo. Comunque, aiutiamo Matteo. Aiutiamo Matteo, dai. Aiutiamo Matteo. Allora, Matteo. Non è tutto da buttare. Innanzitutto hai rubato il drago. Quello lì personalmente penso che sia stata fortuna o colpa del loro jungler che ha smitato male. Vabbè, adesso non è troppo severo con te stesso, ci ho già pensato io. Allora, cosa abbiamo fatto di buono? Alcuni teamfight sono riuscito a giocarli bene, cioè ad esempio, un attimo, provo magari a guardare dentro il replay, vedo un attimo i teamfight che... perché sono riuscito... nei teamfight sono andato abbastanza bene, ho preso tutte le... però l'unica... la cosa che ho sbagliato nei teamfight è che la ulti l'ho messa male e non sono quasi mai riuscito a prendere qualcuno con lo stun della ulti. E... dove erano i teamfight principali? Magari qua. Sì. Paolo, penso di ad esempio qua stavamo per fare Baron, che poi non l'abbiamo preso se non mi sbaglio.
Qua ho fatto male a non mettere subito Vision appena mi ero avvicinato, però... Qua ho missato tutto. Però qua non c'è stato il teamfight. Qua. Dove sono? Là. Ecco. Qua ho sbagliato che sono rimasto Baron e non ho aiutato gli altri. Sono arrivato, padre mio, un tardi. Perché se magari ingaggiavo insieme a loro, oltre a prendere Baron, facevamo anche vari kill. Qua ho contato troppo su Master Yi, penso. E qua però almeno ci siamo presi lui. Qua invece è andato molto bene, però. Se torniamo un po' indietro... Ah, qua siamo ancora in laning phase. Qua ho fatto completamente schifo, non, vabbè, non ho per nulla... Non c'eri. Eh? I primi 10 minuti non c'eri, eri in un'altra parte. Eh sì. Non... Ero troppo distratto. Qua... avrei dovuto magari andare prima su Nautilus. Ma invece Zana, di andare. Quante volte l'avevi giocata prima di questa partita? E varie volte, cioè. È da un po' che non la giocavo effettivamente. Da tipo. Qualche. Cioè. 2 o 3 settimane. Qua è stato letteralmente orribile. Ho fatto fatica a guardarlo. E qua penso ci sia stato un altro teamfight. Sono sempre lo stesso di prima, no? Sto arrivando. Non sto a fare nulla. Non ho fatto quasi nulla. Ecco, ho sbagliato. No, qua perché? Stavo a giocare per Nautilus. Cosa? Stavo a giocare per Nautilus. No, dovevo cercare di stunnare prima Udyr, che almeno così lo ammazzavamo, perché comunque ero nel range, se non mi sbaglio. Eh sì, c'ero, e non ho tirato nulla. Qua Master Yi è andato non so dove. E... qua cosa c'è stato? Mamma, adesso perché ci stiamo riguardando questi team fight king. Allora, innanzitutto va bene, poi io mi arrabbio perché mi dispiace se ti vedo che non ci sei, però in realtà dopo i primi 10 minuti mi è sembrato che hai giocato. Se fai dei errori meccanici non fa niente, l'importante è che ci rendiamo conto gli errori meccanici. E a mio avviso, se vuoi giocare a un campione, gioca quello, però spamma veramente. Trash te lo sconsiglio perché è molto molto difficile. Sona, Zaira, Leona, secondo me sono già più amichevoli. Sì, sì. E con Zaira cerca di maxare sta Q. Max sta Q in laning phase, cerca di poccare con Zaira in laning phase e rispetta il range dell'abilità degli avversari, perché non mi sembra che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il macro, mi sembra che sei anche abbastanza decoroso, cioè hai idea di quello che va fatto, di come va da fatto. Non sei male, veramente. Devo impegnarmi un po' di più ad imparare, principalmente, a capire quello che succede, perché succede. Tipo, quando ti faccio una domanda e tu mi dici non lo so, mi arrabbio perché ci puoi arrivare. È ovvio che in quell'istante non lo sai. Puoi anche stare zitto, pensarci e dirmi una risposta. Cioè, le domande che ti faccio, io presuppongo che tu non ci abbia mai pensato, ovviamente. E di base ti trovo off guard, ti trovo impreparato. Ma non è un problema che tu sia impreparato. È un problema se non ci pensi un minimo. E quando dico che arriva un punto dove tu mi insegni, vuol dire che hai pensato così tanto che hai pensato a qualcosa a cui io non ho pensato. E a quel punto
sei davvero cocciato. Cioè, un cocciato non è uno a cui io vomito tutto quello che so. È una persona a cui trasmetto il mio metodo di imparare, non quello che io ho imparato, capisci quello che intendo? Sì. E il mio metodo di imparare è basato sulla riflessione, sugli errori, su quello che funziona, sulla replica di quello che funziona, sull'evitare gli errori e sull'analizzare nella maniera più oggettiva possibile quello che ci succede attorno. Questo è imparare. Se aggiungi una cosa dopo l'altra, poi diventi bravo ed è anche più divertente. E soprattutto non subisci gli eventi, perché se hai notato varie volte vai nel pallone. Panico. Cioè, quando ti succedono le cose, perché non sei tu che le guidi, sei tu che le subisci, capito? Sì. Hai delle domande, Matteuccio? Non... Domande no, cioè, domande non ho capito come posso migliorare e adesso voglio provare a riflettere anche su altre cose. La partita è tutto. Allora Matteo, ci salutiamo. Sì, grazie per avermi aiutato. Grazie a lei. Cocciato. Spero che arriverai a gold almeno. Lo spero anch'io. Devo soltanto impegnarmi. L'unica cosa è che devo giocare un po' di meno Aram, perché sennò peggioro un po' troppo in draft, perché sono proprio... Poi in Aram non si capisce un cazzo e rischi di fare l'abitudine al non capire, ma si può capire quello che succede anche nei teamfight. Però di base cerca di capirlo prima. Se ti grabba Nautilus e non ti rendi conto che ti sta grabbando, è un vero problema. Mm. Perché in un teamfight non c'è solamente la possibilità del grab di Nautilus, c'è la ulti di Yone, c'è Ari ulti più taunt, c'è il flank di Udyr, c'hai mille, come dire, opzioni in più. E se non riesci nemmeno a fare il mattone, come pretendi di fare la casa? Quindi partiamo dal mattoncino. Dai, buona serata Matteo, bello. Anche a te. Ciao King. Ciao ciao. Grazie.